Buongiorno dalla campagna, oggi ti faccio vedere come semino l'aglio e lo scalogno. Parto dall'aglio. Ti ho fatto vedere in un video precedente come si prepara l'aglio per la semina, appunto partendo da un capo d'aglio e ricavandone più spicchi. Ti lascio il link in descrizione del video che ho fatto. Come sempre ho livellato bene il terreno, ho tolto tutte le erbacce, anche se poi ritorneranno ma andranno tolte. E dopodiché ho steso dei tubetti di irrigazione e li ho disposti a distanza di 60 cm l'una dall'altra. Sinceramente ho riutilizzato già un vecchio tubo di irrigazione con dei rubinetti a 60 cm, quindi non sono stata a rifare un nuovo tubo, quindi ho utilizzato già quello che avevo. Voi potete fare la distanza, potete mettere alla distanza che volete, anche a una distanza più ravvicinata. E io parto seminando gli spicchi di aglio. Questo è il tubetto di irrigazione e io semino da questa parte e anche dall'altro lato. Ovviamente se fate file più ravvicinate non occorre seminare da un lato e dall'altro, basta solo da una parte. L'aglio avrà poi bisogno di una rincalzatura, ovvero di terra alla base della pianta, quindi facendo delle file così larghe io andrò a passare tra una fila e l'altra con il motocoltivatore. Se si fanno file più ravvicinate dovremo passare manualmente con una zappa o con un rastrello. Parto con la semina, prendo lo spicchio d'aglio e ovviamente quelli che hanno già un butto, un principio di piantina, sono facili da riconoscere e si seminano con la parte verde rivolta verso l'alto. Li adagio bene a terra, lasciando in questo caso la parte verde un pochino scoperta. Gli butto un pochino di terra così. Quando ho lo spicchio di aglio senza parte verde, comunque faccio attenzione a rivolgere sempre verso l'alto lo spicchio più appuntito. E lo metto a distanza di 10 cm circa. Lo adagio e in questo caso ricopro tutto perché non c'è la parte verde. Poca poca terra. Io semino tutti gli spicchi, anche quelli più piccolini, perché come vedi la parte verde spunta lo stesso. Ne metto uno qui, l'altro a 10 cm circa e poi un altro da questa parte del tubetto di irrigazione e lo interpongo. Io ho un terreno molto sabbioso, quindi basta davvero poco per ricoprire lo spicchio d'aglio. A questo punto tengo il terreno abbastanza umido, ma non troppo, altrimenti faccio marcire gli spicchi di aglio. Aspetto che le piantine spuntino, dopodiché inizierò con delle annaffiature regolari. Se tutto va bene, la raccolta è prevista per il mese di maggio-giugno. Ora ti faccio vedere la semina dello scalogno. Il procedimento è più semplice perché qui non c'è bisogno di dividere i spicchi, ma basta comprare nell'agrarie lo scalogno sfuso, pronto per la semina. Per quanto riguarda i periodi di semina sia dell'aglio che dello scalogno, possiamo iniziare a seminare già a partire da novembre, ma visti i cambiamenti climatici, io sinceramente sono già diversi anni che li semino a fine gennaio o addirittura come adesso a fine febbraio. Comunque questo è proprio il termine ultimo per la semina. Allora, quindi si prendono gli scalogni così come si comprano e anche qui ho disposto le file di irrigazione a distanza di 60 cm l'una dall'altra. Stesso procedimento come per la semina dell'aglio, gli scalogni si seminano a distanza di 10 cm circa e anche qui li metto anche dall'altro lato del tubetto di irrigazione. Anche qui il terreno è bello morbido, adagio poco poco così nel terreno e poi ricopro. La coltivazione dell'aglio e dello scalogno possono essere fatte nello stesso pezzo di terreno e coltivate allo stesso modo e anche il periodo di raccolta è lo stesso. Anche qui tengo bagnato fino a che le piantine non spuntano e poi stesso procedimento per la coltivazione dell'aglio.
ma non ti preoccupare che via via ti aggiorno. Io continuo a seminare, mi raccomando come al solito se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace, commenta qui sotto e non scordarti di iscriverti al mio canale. Alla prossima!